le pendici delle prealpi trevigiane, protetta dalle dolci colline circostanti e solcata dalle acque tranquille del fiume Meschio. La città, situata a metà strada tra Venezia e Cortina, è ricordata nei manuali di storia perché in queste zone, durante la Grande Guerra del 15-18, si risolse la battaglia finale durata dal 24 ottobre al 3 novembre, che determinò lo sfacelo definitivo della linea nemica. Il 30 ottobre le truppe italiane entrarono a Vittorio Veneto, occupata dagli austriaci in seguito alla disfatta di Caporetto, liberando la città. Dalla famosa piazza Flaminio di Serravalle, cuore antico della città, si vede la loggia della comunità, un tempo sede del potere cittadino e luogo dove si riunivano in maggior e minor consiglio con il podestà. Sulla adiacente torre campanaria è collocato uno fra i più antichi e prestigiosi quadranti di orologio d'Italia e di tutta Europa. I Serravallesi commissionarono nel 1542 al famoso pittore cadorino Tiziano una pala, raffigurante la Madonna in gloria con il bambino, che ora possiamo ammirare sopra l'altare della chiesa di Santa Maria Nova. Dopo un lungo percorso, fatto con la professoressa di religione sull'iconografia dei santi, ci è sembrata necessaria la visita alla quattrocentesca chiesa di Santi Marco e Lorenzo dei Battuti, dove al suo interno viene raccontata attraverso dei meravigliosi affreschi la storia di San Lorenzo, martire e morto bruciato in una graticola. Vittorio Veneto è affascinante anche per le sue tranquille passeggiate lungo il fiume Meschio, ricordato nella storia perché la sua acqua possiede una temperatura costante di 11 gradi, dove un tempo venivano forgiate le famose lame di Serravalle, spade seconde a quelle di Toledo per la robustezza della lama. Rilassante è anche la camminata per raggiungere il santuario di Sant'Augusta, patrona di Serravalle, posta sul monte Marcantone. Noi tutti siamo orgogliosi di avere una piazza dedicata ad Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto, dal 1959 al 1969, oggi ricordato come il Papa del Sorriso. In questa piazza spicca la meravigliosa cattedrale in stile neoclassico. In una cappella al suo interno abbiamo avuto l'onore di visitare l'archivio storico che custodisce gli atti di nascita, di matrimonio e di morte registrati fin dal 1562. Un momento di sentita commozione ci è venuto quando abbiamo letto la registrazione di nascita di Luigi Marson, ragazzo del 99, che andò a combattere in guerra alla sola età di 18 anni. Grazie alla sua generosa donazione, costituita da un cospicuo numero di oggetti, testimonianza tangibile della guerra a cui aveva partecipato, si riuscì ad aprire nel 1938 il Museo della Battaglia, situato nel Palazzo della Comunità di Ceneda, costruito nel 1538 su progetto del Sansovino. Dopo la visita a questo museo abbiamo sentito il bisogno di visitare il fiume Sacro alla Patria, il nostro amato fiume Piave, dove tanti, troppi soldati hanno perso e rischiato la vita per donarci la libertà. Questo video è stato creato con dedizione e spirito di originalità. Tutto è veramente amatoriale e forse rischia di non esprimere tutto quello che vorremmo dirvi. Ma quello che non riusciamo sicuramente ad esprimere nelle immagini proposte sono il profondo senso di soddisfazione che è nato in noi quando abbiamo visto il nostro lavoro completo e il senso di gratitudine maturato durante questo nostro percorso nei confronti delle persone che ci hanno aiutato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma il grazie che per noi più conta è quello per la professoressa Lollo e per il prof. Garbelotto, che con la loro tenacia ci hanno insegnato ad apprezzare la cultura, l'arte, la storia, ad ammirare e guardare invece di vedere sempre superficialmente le cose. Grazie, davvero di cuore.